buongiorno a tutti. Ci troviamo in questa nuova iniziativa che abbiamo organizzato e da settembre che abbiamo, ogni mese abbiamo trattato degli argomenti tramite questi seminari informativi. A settembre abbiamo trattato del condominio, il mese scorso abbiamo trattato della certificazione energetica e tutte le altre problematiche connesse. Oggi andiamo in una sfida un poco più ostica, che è quella del contenzioso tributario, e dove tratteranno gli illustri relatori. Io qui accanto a me, che ringrazio per aver aderito a questa nostra iniziativa, tratteremo anche una cosa un poco antipatica forse dire poco, anche gli accertamenti fiscali che ci sono stati anche nei nostri confronti negli anni passati, e uno di quegli accertati sono stato anche io in prima persona, a scanso di luce, perché seppure vociferato che qualcuno potesse pensare che il Presidente fosse esente da queste cose, non solo, che qualcuno addirittura ha ipotizzato che noi avessimo passato dei nominativi da accertare, insomma, cose veramente assolutamente false e non giuste, che fanno, tra l'altro, poi fanno male anche dal punto di vista morale, perché non mi sentirei mai di poter andare contro un collega per lo spirito che mi contraddistingue da questo punto di vista, non esiste nella maniera più assoluta. Ovviamente i colleghi devono rispettare quello che è giusto rispettare, ma da parte mia non ci sarà mai un atteggiamento di questo tipo. E però pure in alcuni casi è successo, e questo sinceramente, per permettere uno sfogo, mi ha dato un po' fastidio. Chiudiamo la aperta e chiusa la parentesi. Quindi dicevo, ha colpito in maniera forte la nostra categoria, non solo il Collegio d'Avellino, anche in altre province, e poi l'avvocato ci dirà che anche in altre province, forse anche in maniera più aspra, è stata fatta questo tipo di iniziativa. Ovviamente l'agenzia in quel caso si è comportata in maniera particolare, perché c'era, non in quegli anni dove siamo stati accertati, c'era stato un boom di accatastamenti voluti dall'ex agenzia del territorio, anch'essa oggi agenzia delle entrate, per cui è chiaro che è successo delle fasi particolari che nel bene e nel male insomma adesso si sono chiuse, sperando che non ci sia questo attaccamento ai professionisti, perché i professionisti in Italia in quest'ultimo periodo pare che siano stati il problema della nazione. Si vuole risolvere tutti i problemi della nazione che la politica ha portato avanti per tanto tempo. Sembra che i professionisti vincenti che hanno operato Campanazzi, che deve pensare, ti saluto, sembra che sia stata sia quella la categoria che ha combattuto i professionisti in genere e i tecnici in maniera particolare. Per cui credo che invece poi si ricorre alla volontarietà dei tecnici quando succede una tragedia come quella che è successa qualche giorno fa in Sardegna. La Protezione Civile ha chiesto a noi categoria a livello nazionale, voglio dire, e anche la provincia di Avellino ha dato il suo contributo quando sono successe queste tragedie, terremoti e quant'altro, il sesto giorno e quant'altro, in maniera volontaria. E noi abbiamo risposto sempre in maniera adeguata, quindi poi essere sempre tacciati come il male del paese, onestamente, non ci sta più bene. E questo è un altro piccolo sfogo che sentivo di fare, e io sono appassionato delle cose, ogni tanto bisogna fare anche questo. Dopodiché ringrazio Tobino perché si è prodigato insieme al Consiglio Direttivo, insieme alla Commissione Corsi, per organizzare già l'evento della volta scorsa e anche questo di questa mattina. Lo ringrazio in maniera particolare perché lo fa anche lui, sempre in maniera volontaria, per la categoria. Quindi quando si fanno queste cose è giusto che vengano date le giuste relazioni. Per cui lui tratterà anche un po' qualche tema riguardo a questo aspetto dei settori,
che appunto ci devono vedere poi preparati eventualmente dovesse succedere un'altra ondata di accertamenti. Quindi in maniera che possiamo essere pronti a comportarci nella maniera giusta per non essere colpiti da quelli che vengono, tu sai qualche cosa come a me, come gli amici del quale sono, insomma, perché ci siamo scambiati un po' di idee e di cose su questa problematica. Dopodiché c'è anche un aspetto lavorativo in tutto questo, perché passiamo anche a, come professionisti, noi facciamo le nostre perizie, le nostre, siamo coloro che collaborano molto con i notai per fare gli atti, l'esperimento, eccetera, per cui in questo momento particolare, anche in quel settore, c'è un'attenzione forte da parte dell'agenzia e a volte si vedono appunto degli accertamenti, anche lì è abbastanza importante. E noi lì siamo chiamati a dare il nostro contributo, tecnici preparati, devono essere sempre più preparati e formati per poter dare il nostro, la nostra collaborazione ai nostri clienti nella maniera più giusta possibile. Per cui, ringraziando ancora i relatori, ringraziando tutti quanti voi per la partecipazione, il mio consiglio direttivo per tutti gli sforzi che sta facendo in questo senso, vi do alcune notizie. Abbiamo un altro seminario nel mese di dicembre, quindi chiudiamo questo anno con questi quattro seminari a tema che abbiamo sull'aspetto degli usi civici, che lo abbiamo all'interno della manifestazione che facciamo ogni due anni in memoria del nostro compianto presidente Enrico De Pappis. Il 20 dicembre, nel pomeriggio, poi avrete sicuramente, saranno messi degli avvisi, anche a parte sul sito, ma anche sul tavolo lì in fondo, avremo la locandina per questo evento, che verrà il 20, e anche lì ci sono dei tempi formativi, appunto per la nostra formazione professionale. Detto questo, io lascio nelle mani di Tobia la manifestazione. Io vi chiedo scusa se mi allontano, perché devo andare in tribunale insieme agli altri ordini professionali, agli altri presidenti degli altri ordini professionali, perché si deve discutere questi benedetti organi di disciplina interni, che da una riforma della professione, come ben sapete, è stata inoltrata questa novità degli organi di disciplina che devono essere estranei al consiglio direttivo, quindi per cui appena saranno nominati questi colleghi che hanno fatto specifica richiesta da parte del presidente del tribunale, gli aspetti disciplinari non li tratteremo più noi come consiglio direttivo, ma sarà questo organo terzo che tratterà eventualmente, io spero che non ci siano mai, questo aspetto della disciplina interna della Repubblica, questo per noi ma per tutte quante le professioni. Per cui mi devo allontanare, mi scuso ancora per questo, ma anche con i relatori, spero di tornare in tempo per le conclusioni finali e lascio voi al buon lavoro, ai relatori e a Tobi in particolare, che poi mi farà mi relazionare come collegio, appunto. Grazie a tutti. Secondo la scaletta iniziale era previsto l'intervento della dottoressa Lombardo, la quale ieri, nel pomeriggio, ha fatto sapere la sua indisponibilità a intervenire, più che sua indisponibilità dell'agenzia, in quanto una delle giustificazioni preminente era quella che non le era stata concessa e non le poteva essere concessa l'autorizzazione a intervenire a questi confini, in quanto l'agenzia non consente, non ammette critiche interne al cosiddetto redditometro. È un nuovo, cioè il redditometro c'è da anni. Recentemente, a luglio, è stato approvato il cosiddetto nuovo redditometro, che poi mi accennerò un attimo,
e che ho avuto conferma di questa indisponibilità leggendo le mail che mi arrivano, tanti abbonamenti che ho, in cui mi si dice che il garante della privacy sdogana il redditometro ma boccia le ricostruzioni in base a spese medie di strada. Quindi c'è stato proprio ieri questa, bocciatura del garante della privacy, per cui capisco bene che l'agenzia ha difficoltà a interloquire con gli utenti su questo argomento che interessa i redditi dal 2009. Il decreto prevede, qualifica come spesa attribuibile al contribuente quelle di ammontare certo riferite oggettivamente e oggettivamente riscontrabili e che chiama spese certe. Poi attribuisce al contribuente le spese di ammontare determinate mediante l'applicazione di elementi presenti in anagrafe tributaria di valorizzazione media rilevata da dati ISTAT. Ed è questa è la parte successiva, che attribuisce al contribuente le spese medie ISTAT riferite ai consumi del nucleo familiare. Queste due ultime parti il garante della privacy la dichiarate, la bocciata, per cui è in corso di, si immagina che sia in corso di revisione tutto quanto il sistema, il cosiddetto reddito. Andando avanti in questa discussione, parlare di cose che sono in via, che è inutile, e reputo opportuno passare immediatamente. Parlerà di problemi che io ritengo piuttosto professionali, meno che personali. Ed è la... Ed è la plusvalenza delle cessioni degli immobili. E parlando anche del valore che è attribuito all'immobile stesso nel rogito notarile, che presumibilmente dovrebbe essere uguale al valore da dichiarare ai fini del reddito, ai fini del IRPEF. E quindi poi se c'è un valente ne parlerà anche. Allora, io innanzitutto ringrazio il geometra Raffone per l'invito cortesissimo a essere qui con voi stamattina. Il rapporto con i geometri è un rapporto per me già antico e consolidato. 3 anni fa sono stata ospite del Collegio dei Geometri di Potenza e in questo periodo con i geometri stiamo lavorando proprio perché siete vittime principali come categoria professionale degli accertamenti, anche in provincia di Salerno, quindi non solo ad Avellino. I geometri hanno ricevuto gli accertamenti e gli accertamenti sono stati fatti in provincia di Salerno, come mi è stato capire anche qui ad Avellino, sulla base dei dati che sono stati forniti dall'agenzia, ex agenzia del territorio, quale agenzia entrate territorio, del numero degli accatastamenti che sono stati presentati, con attribuzione di un onorario prestabilito di 800 euro per DOC fa presentato. Sulla base di questo stiamo iniziando la nostra battaglia contro questo tipo di accertamenti standardizzati, proprio perché 800 euro è un compenso estremamente alto, soprattutto non quello generalmente praticato, soprattutto nei piccoli centri della provincia di Salerno, come immagino nei piccolissimi centri della provincia di Avellino. Si sta cercando di dimostrare come il compenso medio generalmente per un accatastamento poi varia dalle 200 alle 400 e nei casi di accatastamenti particolarmente complicati arrivate generalmente a 600 euro. Quindi questo un importo di 800 euro che viene preso sulla base di un dato della stessa agenzia, ex agenzia del territorio, è un dato estremamente elevato. Prima parlavamo col presidente, prima dell'incontro, io lo invitavo a fare una nota
in vostro favore, c'è una nota nella quale, proprio perché non c'è una tabella, una tariffa professionale di riferimento che stabilisce qual è la quantificazione, si potrebbe immaginare che il collegio professionale a tutela dei propri iscritti, e quindi diciamo al fine di omogeneizzare le tariffe professionali, invita i geometri a non applicare una tariffa che sia inferiore ai 200 euro e non superiore ai 500 euro. In modo che questa delibera del Collegio dei Geometri, emessa anche in data odierna, possa costituire un elemento di prova all'interno del processo tributario a favore di tutti quei geometri che sono vittime dell'accertamento fiscale che gli vede e gli impone un compenso di circa 800 euro. Ora vedremo se il Presidente raccoglie il mio invito oppure preferirà lasciarmi, diciamo, esposti, ma immagino di sì, considerando che anche lui, da quello che ha detto, è stato destinatario di un atto di accertamento. Per quanto riguarda nello specifico il tema che mi è stato assegnato, cioè quello delle plusvalenze, del rapporto tra la plusvalenza, la cessione immobiliare e, diciamo, l'accertamento e il prezzo di mercato del registro, noi dobbiamo fare una premessa. Non tutti, diciamo, i beni, tutte le cessioni immobiliari sono oggetto di plusvalenza. Non determinano plusvalenza tassabile ai fini delle imposte sul reddito le cessioni delle case di abitazione destinate all'abitazione principale della famiglia o dei membri della famiglia, e non sono oggetto di accertamento tassabile quegli immobili che sono stati in proprietà per un tempo superiore al quinquennio. Quindi diciamo i beni oggetto di plusvalenza e quindi poi di eventuale accertamento sono esclusivamente i terreni edificabili, i terreni lottizzati e gli immobili che sono posseduti per un tempo non inferiore ai 5 anni, quindi quelli venduti prima del quinquennio. Questi sono i beni che in base all'articolo 67, il testo unico delle imposte sul reddito, generano plusvalenza. La plusvalenza, la base imponibile ai sensi dell'articolo 67, viene calcolata con il raffronto di due dati storici, il prezzo di acquisto e il successivo prezzo di cessione, decurtati ovviamente tutti i costi direttamente inerenti, cioè tutte le spese sostenute per la miglioria del bene. Quindi, nel caso per esempio delle lottizzazioni, tutti gli oneri di urbanizzazione dovranno essere decurtati. Proprio a proposito delle lottizzazioni, è l'unico dato che fuoriesce, cioè nel caso delle lottizzazioni non si fa riferimento al prezzo di acquisto, bensì si fa riferimento al cosiddetto valore normale stimato nei 5 anni antecedenti. Quindi in questi casi l'intervento del geometra è indispensabile, perché il geometra deve stimare e quantificare quello che è la base imponibile, ovvero il valore normale. La misura, quindi oggetto di tassazione ai fini delle imposte sul reddito, è il raffronto di queste due entità, dato iniziale e dato finale, decurtati i costi intermedi. Quindi questa è la misura che è oggetto di tassazione. Al contrario, nell'imposizione del registro, la base imponibile è, diciamo, il valore venale che il bene ha, cioè la tassazione del cosiddetto strumento, cioè dell'atto notarile, è il valore che le parti dichiarano avere il cespite al momento del trasferimento. Quindi le due basi imponibili sono due entità tra di loro estremamente differenti, perché nel caso della plusvalenza immobiliare la base imponibile è un dato certo, il prezzo; nel caso invece dell'imposizione del registro la base imponibile è un dato statistico, appunto il valore venale. Ovviamente adesso mi spingo su un tema difficile per un avvocato, ma ben più facile per i geometri, cioè chiaramente il prezzo è un dato certo, è un incontro già avvenuto tra domanda e offerta, uno scambio di moneta da un soggetto ad un altro. Al contrario, il valore venale è un dato puramente statistico, cioè è un dato previsionale, è quello che esce da un'attività che si chiama appunto attività estimativa, ed è un valore probabile. Nella scienza statistica e nella scienza estimativa si parla di più probabile valore di mercato. Quindi abbiamo due imposte tra di loro differenti, che sono l'imposta sul reddito per le plusvalenze e l'imposizione del registro, che prendono come basi imponibili due parametri che sono tra di loro non omogenei, sono tra di loro disomogenei. La non omogeneità di questi due dati determinerebbe la non sovrapposizione dei due accertamenti, cioè la circostanza che il valore ai fini del registro viene determinato in un importo non dovrebbe
dovrebbe avere alcun effetto ai fini della tassazione dell'imposizione sul reddito, proprio perché la base imponibile è un'altra. Se non che l'Agenzia delle Entrate ritiene che la circostanza che il bene oggetto di trasferimento immobiliare sia stato oggetto di rettifica, il valore dichiarato all'interno dell'atto pubblico, quindi sia determinato un altro valore immobiliare, costituisce per l'Agenzia delle Entrate presupposto per rideterminare anche la plusvalenza in capo al contribuente. E questo unico dato costituirebbe, secondo l'amministrazione finanziaria, il presupposto per emettere un atto di accertamento. La Cassazione purtroppo facilita e favorisce l'Agenzia delle Entrate in questa scelta di accertamento e di fatto sostiene che è legittimo quell'accertamento che viene emesso nei confronti di un contribuente sulla base della rettifica effettuata ai fini delle imposte di registro. E sostiene la Cassazione che sia il contribuente che è sottoposto ad accertamento che deve in qualche modo dimostrare che in realtà la transazione è avvenuta ad un prezzo che sia differente. Quindi secondo la Cassazione in effetti sono legittimi quegli atti di accertamento nei quali l'Agenzia delle Entrate utilizza quale unico elemento l'imposizione del registro, cioè un diverso valore determinato ai fini del registro e riporta poi nell'atto di accertamento ai fini delle imposte sul reddito. La Cassazione dice però tu contribuente puoi comunque difenderti e hai un onere tu di prova di dover dimostrare che in realtà la transazione è avvenuta al prezzo che tu hai effettivamente dichiarato nell'atto. Questo però che cosa significa? Questo significa per il contribuente di fatto un onere cosiddetto di prova diabolica, perché impone una cosiddetta prova negativa. È molto facile dimostrare di aver fatto, molto difficile poter dimostrare all'interno del processo di non aver fatto e di aver acquistato, di aver venduto un bene ad un determinato prezzo e non piuttosto ad un prezzo differente. È facile dimostrare quando l'atto di compravendita è contestuale, cioè contestualmente alla compravendita c'è un transito, quindi il prezzo dichiarato, l'assegno emesso, il transito in banca, per cui è possibile ricostruire tutto il pagamento partendo dall'atto e quindi dalla traccia bancaria e dal successivo versamento. Ma questo, voi sapete bene, nella prassi succede raramente, cioè raramente si va dal notaio, il prezzo che il notaio dichiara nell'atto viene bancato contestualmente. Succede frequentemente che vi è a monte un preliminare di vendita di immobiliare o un compromesso che non sono oggetto di registrazione e contestualmente a questi atti viene messa una somma, viene fatto poi successivamente l'atto. E quante volte capita negli atti immobiliari che i pagamenti vengono successivamente? Per cui è molto difficile poter fornire, spesso ci si trova di fronte alla difficoltà materiale di fornire questa cosiddetta prova contraria che ribalta la Cassazione. E poi il problema è anche quello che nasce dal fatto che i soggetti destinatari dei due atti sono spesso soggetti differenti. Che cosa voglio dire? Che quando si hanno gli atti di accertamento in materia del registro, proprio per la previsione che nell'atto di compravendita le imposte vengono pagate dall'acquirente, quando arriva l'atto di accertamento in materia di registro, i venditori prendono l'atto e lo portano all'acquirente, gli dicono che dobbiamo fare, da chi dobbiamo andare, chi è l'avvocato a cui ci dobbiamo rivolgere, e quindi la difesa viene fatta generalmente dall'acquirente. Al contrario, nelle plusvalenze la difesa se la deve fare il venditore, il quale si trova con una definizione di un atto di accertamento che è fatto da un soggetto terzo, il quale ha un interesse che è spesso molto differente rispetto a quello personale. E quindi quante volte professionalmente ci troviamo di fronte a casi di accertamenti con adesioni conclusi dall'acquirente del cespite immobiliare verificato da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi con un valore definito in modo concorso convenzionale tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate, e l'utilizzo di questa adesione, cioè di questo incontro tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, e l'utilizzo di questo dato ai fini della plusvalenza.
ed è molto difficile dimostrare in commissione tributaria che questo dato non è l'effettivo prezzo che è stato imbarcato, perché ovviamente il sospetto del giudice tributario sorge: come mai l'acquirente ritiene opportuno di definire un'imposizione più alta rispetto a quella dichiarata nell'atto, quando invece il prezzo pagato era differente? Per cui questo elemento costituisce un vero e proprio pregiudizio per la difesa del contribuente. Io vi racconto un caso personale, un caso familiare. Mia madre ha venduto un terreno edificabile, questa cessione immobiliare è stata oggetto di rettifica da parte dell'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia, quindi lontano, e l'acquirente ha ritenuto più utile definire l'imposizione del registro, perché gli costava di meno pagare delle somme ai fini del registro, piuttosto che pagare l'avvocato, piuttosto che pagare la difesa, e ha quindi ritenuto opportuno di fare la lesione. E nonostante, diciamo, mia madre non fosse, diciamo, la parte venditrice, noi abbiamo, e quindi non ci fosse un interesse alla prosecuzione a un giudizio, visto considerato che le imposte erano state già pagate dall'acquirente, abbiamo comunque ritenuto utile fare un giudizio proprio per evitare che il valore di quel terreno si definisse e potesse costituire un presupposto per l'Agenzia delle Entrate per poter emettere l'atto di accertamento. Quindi anche senza la necessità di dover pagare delle somme, si è ritenuto comunque più utile evitare che si consolidasse per lei venditrice questo valore. Ovviamente è stato facile, perché io faccio l'avvocato, è stata una questione gestita in casa, in famiglia, e quindi con maggiore facilità. Però questo spesso è difficile. È difficile perché non sempre l'acquirente, il venditore, segue tutto quello che succede ai fini della tassazione del registro, proprio perché la tassazione del registro è spesso, diciamo, anche modesta, e quindi non conviene, diciamo, proseguire un giudizio, andare avanti nel tempo e quindi si preferisce definirla pattiziamente con l'amministrazione finanziaria. Allora, in tutti questi casi nei quali vi doveste trovare come professionisti ad assistere un eventuale acquirente o venditore, e vi trovate di fronte alla volontà dell'acquirente di voler comunque definire l'imposizione, proprio per tutelare l'eventuale vostro assistito venditore, vi invito a prendere delle riserve, cioè a fare all'interno del verbale conciliativo di adesione con l'amministrazione finanziaria, a scrivere: accettiamo il valore esclusivamente perché ci conviene in termini economici, ma questo non costituisce assolutamente il prezzo di cessione, perché il prezzo di cessione è stato effettivamente quello dichiarato nell'atto. Così che quando verrà emesso sulla base di questo atto di accertamento con adesione ai fini del registro, verrà emesso l'atto ai fini del recupero di tassazione della plusvalenza, avrete un elemento di difesa a vostro favore e potrete dire nei ricorsi che verranno scritti: guardate che è stata fatta una scelta di opportunità, cioè e si è ritenuto opportuno concludere ai fini della tassazione del registro, ma questo non costituisce la verità dei fatti, perché la verità dei fatti è al contrario il prezzo che è stato pagato nell'atto, e quindi non il dato statistico che è stato utilizzato come base imponibile del registro, bensì il dato effettivo della cessione immobiliare. Il rapporto tra il registro e le altre imposte però è un rapporto non solo ai fini delle plusvalenze. Ho seguito professionalmente ad Avellino un caso in cui si trattava di ICI, cioè all'epoca avevamo il problema di un terreno, di un'area di sedime che era ubicata nel corso Vittorio Emanuele, che era stata venduta all'asta giudiziaria, e il comune di Avellino diceva che la base imponibile era il prezzo pagato all'asta giudiziaria. Ci siamo inventati un contenzioso in cui abbiamo detto che quel prezzo non era valore venale, il valore venale che si tassava ai fini ICI era ben più basso. Lì fu un errore di valutazione del contribuente ad acquistare, e sostenevamo come la base imponibile fosse appunto ben più bassa e la tassazione dovesse avvenire sulla base di questo valore venale, a prescindere dalla circostanza che lo stesso contribuente avesse pagato questo bene ad asta giudiziaria a un prezzo più alto. Questa causa ci ha portato fino in Cassazione, e la Cassazione in quella circostanza, cioè nel rapporto registro ICI, ci diede ragione come il fatto che una cosa è il valore venale, una cosa diversa è invece il prezzo, proprio perché sono due entità tra di loro differenti e non utilizzabili come unico
unico elemento. Purtroppo però ai fini del registro e della Cassazione imposte dirette, la Cassazione ha un approccio differente, ritiene invece legittimo lo strumento e la giurisprudenza è fiumana sul punto. C'è solo una sentenza del 2005 che sembrava avesse cambiato, con cui la Cassazione sembrava avesse cambiato orientamento, invece no, è tornata sempre sullo stesso orientamento ed è, diciamo, graniticamente orientata. Per fortuna le commissioni di merito, soprattutto quelle del Nord, la Lombardia, sembra, diciamo, io la guardo perché invece da Villino sembrati orientati diversamente, e soprattutto quelle del Nord sposano la tesi dei contribuenti, quali dicono una cosa è il valore venale, soprattutto una cosa è il valore venale che magari ha definito il mio 20 acquirente, e una cosa è la plusvalenza che invece è il dato storico. E quindi accolgono le commissioni di merito i ricorsi dei contribuenti. Smentisce perché no, invece va bene. Quindi anche da Villino accogliete, beh, proprio c'è qualche sentenza. Che, diciamo, sposa proprio la circostanza che siano due entità differenti. Io vi ringrazio. Io chiedo scusa per l'incidente. Posso fare una domanda alla dottoressa che è stata davvero molto esami. Volevo capire un attimo quanto tempo ha l'agenzia per produrre un eventuale accertamento su una transazione fatta nel corso del tempo. Allora, il tempo è quello dell'ordinario. E sui terreni edificabili e su terreni agricoli e eventualmente anche sull'ipotesi di cambiamento di destinazione d'uso del terreno nel corso del tempo. Cioè magari un'area interessata da particolare destinazione urbanistica, poi nel corso del tempo con il piano regolatore in fase di adozione cambia la destinazione d'uso e quindi rispetto alla precedente per le norme di salvaguardia praticamente si adopera l'inedificabilità del suolo. Quindi in questa fase se succede qualcosa a livello di transazione l'agenzia, l'accertamento, che cosa succede? Allora, per quanto riguarda le cessioni e quindi il termine dell'accertamento che l'Agenzia delle Entrate può emettere in relazione alla plusvalenza è il termine ordinario previsto dall'articolo 41 del DPR 600, cioè il termine di 4 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, in caso di omissione 5 anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che significa 5 anni dall'anno d'imposta o 6 anni in caso di omissione dall'anno d'imposta, proprio perché la dichiarazione si presenta nell'anno successivo, quindi sono 5 o 6 per quanto riguarda le plusvalenze. Per quanto riguarda gli atti di rettifica registro il termine è triennale, quindi diciamo hanno un termine di 3 anni per rettificare il valore. Per quanto riguarda poi la tassazione di cui parla lei, cioè della variazione di destinazione urbanistica, quindi immagino si riferisca più che altro alla tassazione dei tributi comunali. No, proprio sulla plusvalenza. Sulla plusvalenza, quindi solo in caso di cessione, il termine è 5 anni dalla transazione in caso di presentazione della dichiarazione, se è in caso di omissione. Sì, però per esempio nel caso specifico, mi perdoni se entro nel particolare, cioè un terreno che in effetti nel 1997 dal piano regolatore di Avellino era zona edificabile per attrezzature militari e civili. Poi, con l'adozione del piano, praticamente nel 2003, cambia la destinazione, per le norme di salvaguardia diventa fascia di dispetto stradale e quindi inedificabile sotto ogni punto di vista. Nel corso degli anni viene venduto questo terreno e chiaramente viene trattato in modo diverso dal momento in cui è stato trattato quando il piano regolatore sanciva l'edificabilità dello stesso suolo. In termini di plusvalenza, questo come si. Cioè, quest'area che è cambiata. Bisogna vedere. Comunque c'è un prezzo diverso. È ovvio che c'è un prezzo diverso. Una cosa è che una rettificabile, una cosa è che zona di rispetto. Diciamo che chiaramente bisogna verificare il momento della cessione, perché è al momento della cessione che si stabilisce il prezzo e quindi si determina la natura urbanistica. Tant'è che negli atti di compravendita immobiliare i notai fanno allegare sempre il certificato di estinzione urbanistica. Il passaggio successivo è allegato il certificato di destinazione urbanistica nella quale si evince la differenza di destinazione d'uso dello stesso suolo. Cioè, quindi è stato acquistato ad un prezzo maggiore,
è stato trattato ad un prezzo maggiore, illo tempo. Però poi nel corso del tempo si è realizzata una minusvalenza, come si dice in questi casi. Perché, sì, però poi in effetti è nata una successiva vendita e l'ufficio del registro dell'Agenzia delle Entrate sta chiedendo dei chiarimenti in merito e quindi si sta adoperando per chiedere una plusvalenza sul terreno. Vabbè, che loro procedano, questo lo sappiamo, procedano sempre, quindi diciamo loro accettano e noi ci dobbiamo difendere, quindi questo però è il dato sbagliato, perché il momento della transazione è quello nel momento nel quale avviene. E a questo proposito c'è tutta una giurisprudenza che è nata sulle aree cosiddette verificabili di fatto, di cui voi vi sarete sicuramente occupati, nasce sia per la tassazione IMU, ICI prima e sia per la tassazione registro, dove si diceva che quelle aree che erano verificabili in via teorica ma che non erano inserite nei piani attuativi, quindi verificabilità era solo potenziale ma non erano verificabili in via di fatto, avrebbero dovuto essere tassati come, non come aree edificabili vere e proprie, ma riconoscendogli la circostanza che questa edificabilità era in uso, cioè da qui a divenire. La Cassazione anche su questo ha anticipato poi quello che è stato il provvedimento legislativo e ci ha stroncato, ci ha detto anche la circostanza che in via teorica sia inserito in un piano urbanistico nel quale l'edificabilità verrà tra 30 anni, anche se non c'è luce, non c'è acqua, non ci sono servizi, comunque è edificabile e quindi va trattata come tale. Io, dottoressa, volevo fare una domanda. Nei casi in cui i comuni che stanno facendo queste adozioni di questi nuovi piani, insomma, quindi hanno preso le strade principali e hanno messo delle fasce edificabili lungo tutte queste strade, quindi ovviamente trattasi di terreni agricoli in precedenza, attualmente sono terreni edificabili. Quando vengono fatti i trasferimenti anche in famiglia sotto forma di donazione oppure di vendita di queste aree, esse sono comunque a servizio di un'azienda agricola che è del posto, è utile fare una relazione tecnica giurata dove si blocca un valore o si tende a ridurre il valore? Fare una perizia giurata quando si fanno dei trasferimenti immobiliari è sempre comunque utile, perché comunque si fa una perizia, si dà una data certa che è comunque anteriore alla cessione, si verifica la valutazione. Però il problema è che a prescindere dal fatto che venga utilizzata come area agricola, in realtà la tassazione è quella dell'area edificabile. Poi queste plusvalenze, ovviamente questi redditi in più che vanno ottenuti da questo trasferimento, devono poi successivamente essere indicati anche nella dichiarazione dei redditi. Certo, però le donazioni sono atti, cioè le donazioni e le successioni, gli acquisti per successione ereditaria non rientrano tra gli atti tassabili. In caso di vendita questa plusvalenza deve poi avere un momento successivo dove si viene ulteriormente tassata, insomma, la fine. Nei casi di acquisto per successione ereditaria si fa riferimento al prezzo di acquisto del dante causa. Bisogna stare attenti anche ad avvisare i nostri clienti che poi la dichiarazione delle diciamo redditi dovranno siccome indicare. Periodicamente lo Stato, per fare cassa, fa le cosiddette leggi di incremento di valore degli immobili, nei quali dà a voi geometri la possibilità di fare le cosiddette perizie di stima del cedito immobiliare, il pagamento del famoso 4% per adeguato, l'invito è vostri clienti proprietari di aree edificabili di farlo comunque, perché è sempre molto più comodo pagare il 4% che non la tassazione del 24% che è quella sostitutiva che c'era adesso. Chiedo scusa, nel mio comune di residenza, Sunno, ci sta pure un caso simile, il piano PUC adottato da poco e ci sta un'identificazione di zona industriale, zona di enorme, dettata sempre dall'ente ASI, che ha ritenuto vincolare questa, insomma, col beneplacito del comune, ormai il terreno è vincolato. L'ASI espropria 10 euro al metro quadrato, meno del ritenuto appunto 8 euro. L'Agenzia delle Entrate di Ariano 110 euro al metro quadrato, ma ritiene di valutare in base alla vostra alla terminologia che avete usato, cioè di valore venale. Ecco, sì. Quando ci sta una transazione in un terreno di questo tipo, dove io mi vendo sto terreno a 10 euro al metro quadrato, io venditore, e effettivamente ci sta tanto di assegno, tanto di tutto regolarmente tracciato, e l'ufficio mi accerta, la commissione tributaria tiene conto quando ci sta l'indagine patrimoniale, cioè dei conti, cioè posso dire? No,
No, allora, assolutamente, però è una cosa certa. Allora, innanzitutto, ai fini del registro, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe fare riferimento alle transazioni avvenute nel triennio e quindi e alle perizie giurate. Se ci esibisce il decreto di esproprio dell'ASI, esatto. Non ne tiene proprio conto. Perché loro fanno riferimento al cosiddetto OMI. Cioè fanno riferimento a queste tariffe OMI che vengono stabilite, diciamo così, e quindi rettificano il valore sulla base di questo dato fatto, diciamo, con una campionatura piuttosto sommaria fatta dall'OMI. E riemettono la commissione, bisogna fare ricorso, e in commissione tributaria l'utilizzo della, e mi è capitato professionalmente sull'Ofra a Montoro, dove il comune aveva espropriato, espropriava a un euro, l'agenzia rettificava a 60 euro, abbiamo vinto il primo grado, abbiamo vinto anche il secondo nonostante l'appello, perché chiaramente soprattutto oggi, dove l'esproprio non avviene più con una normativa di favore ma avviene sulla base del valore venale, l'utilizzo del dato dell'esproprio è un andato conferente. In passato, al contrario, l'esproprio non avveniva sulla base del valore venale ma avveniva sulla base di un calcolo parametrato, per cui in quel caso l'esproprio non ti era di utilizzo perché non era il valore venale, invece tu ai fini del registro avevi la tassazione sul valore venale. Quindi l'ufficio non può non tener conto che non potrebbe tenere conto di soldi in contanti, voglio dire, cioè non può mascherare. Tra l'altro, tutta questa giurisprudenza che nasce in una fase storica nella quale le transazioni in denaro avvenivano. Oggi, voglio dire, la famosa valigetta piena di soldi non ce l'ha più nessuno, e chi ce l'ha non la tiene in Italia, o comunque non è di prassi e di uso costante presentarsi dal notaio con la valigetta. Questa giurisprudenza nasce in un periodo storico nel quale invece si girava con la così piccolissimo. La parola all'avvocato russo, il giornalista di Avellino, che ci parlerà invece degli studi settori. Buongiorno a tutti, ringrazio il dottore Raffone per l'invito e sono molto contenta del che il Collegio Geometri si interessa alla materia tributaria, perché in effetti, come si diceva in apertura, la materia tributaria riguarda anche il Collegio dei Geometri, sia dal punto di vista della possibilità che essi siano contribuenti sottoposti all'accertamento fiscale, sia dal punto di vista di poter aiutare il geometra e i contribuenti che si trovano invece sottoposti all'accertamento fiscale, oppure con le perizie di stima, evitare che accertamenti fiscali possano essere emanati in confronto dei clienti degli stessi. L'argomento che mi è stato affidato è quello degli studi di settore. Gli studi di settore hanno fatto da principe panorama nell'accertamento tributario per anni. Sostanzialmente dal 1995 al 2009 sono stato uno strumento usato e abusato probabilmente dall'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché in effetti l'applicazione dello studio di settore alle varie categorie professionali e alle varie attività imprenditoriali era uno strumento molto semplice di applicazione da parte del fisco, con un accertamento, diciamo, snello, di facile utilizzo, e che per un grandissimo periodo ha avuto anche un grande successo, trovando riscontro favorevole anche da parte della giurisprudenza delle commissioni tributarie. Che cosa significa l'applicazione dello studio di settore? Significa far riferimento a un accertamento di tipo analitico induttivo, di tenere quindi la verifica del contribuente effettuare una verifica del contribuente rendendosi conto della sua congruenza in relazione ad alcuni tipi di parametri indicati negli studi di settore. Gli studi di settore sono approvati con decreto ministeriale, significa sostanzialmente individuare delle categorie omogenee di attività. All'interno di queste categorie omogenee di attività individuate in cluster, verificare delle particolari caratteristiche di questo esercizio, dell'esercizio dell'attività stessa. E quindi praticamente una volta verificata che il contribuente rientra in quel tipo di categoria in quel cluster,
L'applicazione dello studio di settore significa verificare se la redditività dichiarata dal contribuente è congrua e coerente con il trust. Ove praticamente ciò non sia, si applica lo studio di settore e quindi sostanzialmente l'applicazione di un accertamento di valore, un accertamento, scusate un attimo di... non mi trovo con il microfono. E quindi praticamente l'applicazione di questo accertamento... di un diverso reddito in relazione appunto al cluster di appartenenza. Che tipo di accertamento è questo? È sicuramente un accertamento analitico induttivo, un accertamento quindi praticamente che si basa su una presunzione che per gran parte del tempo è stata ritenuta una presunzione legale. Gli studi di settore sono uno strumento principe, o meglio, sono stato per un lunghissimo periodo uno strumento principe di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, uno strumento snello che ha consentito veramente una molteplicità di accertamenti a un'infinità di categorie, tutte quelle per le quali erano previsti appunto gli studi di settore. Che cosa sono gli studi di settore? Sono approvati con un decreto ministeriale e prevedono sostanzialmente la organizzazione in categorie delle varie attività professionali e delle attività di impresa, tenendo conto delle peculiarità delle stesse e andando a individuare delle caratteristiche comuni ad alcune attività. Ora, perché è stato uno strumento facile di attuazione per l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate? Perché in effetti l'Agenzia delle Entrate per un lunghissimo periodo non ha fatto altro che verificare qual era lo studio di settore, che tipo di ricavo ci si immaginava che potesse essere prodotto da un'attività tipo ed entrate nello studio di settore. Si confrontava quel dato con quello invece prodotto dall'attività che si andava ad accertare, laddove vi era uno spostamento, una mancanza di congruità o una mancanza di coerenza, tutti e due gli elementi, si partiva dal rispetto semplice con lo studio di settore. E c'era un poco da fare, in effetti uno strumento del genere era, come vi dicevo, anche ben visto dalle commissioni tributarie, non c'erano particolari pronunce di sfavore in un simile sistema, finché a un certo punto ci si è cominciati invece a interrogare sulla natura di questo strumento e su che tipo di prove esse costituissero a favore dell'Agenzia delle Entrate e contro il contribuente. Ed è qui che è cominciato a sorgere una giurisprudenza che poi è diventata granitica, ormai incontestabile, determinata con una pronuncia a sezioni unite della Cassazione nel 2009 e soprattutto con una relazione tematica della Cassazione del luglio del 2009 che ha tracciato effettivamente tutto quanto il percorso della giurisprudenza sugli studi di settore, ma in genere sugli strumenti standardizzati, quindi poi è stata utilizzata anche per il redditometro, per i precedenti parametri, per i coefficienti presuntivi, con una conclusione finale: sono strumenti che vanno bocciati. Quindi la Cassazione a un certo punto, andando bene a valutare la natura dello strumento standardizzato, la natura dello studio di settore, arriva a dire ma in effetti non si tratta di più che di una media statistica e poiché praticamente l'accertamento su studio di settore si inserisce in un accertamento che è quello analitico induttivo che la norma vuole e prevede che si basi su presunzioni che abbiano delle determinate caratteristiche di gravità, precisione e concordante, bene, guardate bene, tutti gli studi di settore non hanno questa caratteristica, sono semplicemente delle medie statistiche, sono degli elementi generici che vanno sempre poi parametrati e applicati al caso concreto. Ed ecco qui il momento di criticità che ha portato all'annullamento di un'infinità di accertamenti basati sicchette semplici dello studio di settore. La Cassazione ha dato un elemento importante nel dire attenzione, se praticamente l'amministrazione finanziaria applica soltanto lo studio di settore al contribuente senza aggiungerci altro, cioè senza guardare al caso concreto, non si verifica quell'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente e da
soltanto solo amministrazioni finanziarie non ha utilizzato né una presunzione qualificata, ma ha utilizzato una presunzione semplicissima, un accertamento del genere, quindi sostanzialmente è nulla al più annullabile. Di qui un rimedio immediatamente attuato, cioè quello del contraddittorio anticipato col contribuente, al fine di individuare le caratteristiche effettive dell'attività svolta dal contribuente al fine della verifica della sua perfetta coincidenza col cluster di appartenenza, quindi per vedere se proprio quel contribuente rientra in quel determinato cluster e se effettivamente lui può essere applicato allo studio di settore. E però non è stato così semplice per l'amministrazione finanziaria, perché il contraddittorio qua anticipato non poteva essere obliterato nell'ambito della motivazione dell'accertamento. Mi spiego meglio, un caso che mi è capitato di affrontare: una ditta dell'Artipinia gestita da un geometra, donna, giovane, che praticamente subentrava al padre. A questo punto che cosa è accaduto? È accaduto che c'è stato effettivamente il contraddittorio anticipato con la titolare dell'impresa, e la titolare dell'impresa ha spiegato: ma io in effetti sto nel comune di Lacedonia, è un comune a bassa densità abitativa, io sono una ragazza, sono giovane, ho dovuto anche fidelizzare la clientela di papà, tra l'altro Lacedonia è spesso brutto tempo, io sono stata costretta ad assumere dei dipendenti, ma anche a licenziarli nel periodo dell'invernale, quando dovevo fare delle coperture dei tetti e lavori di cacciaventeria, che non, il tempo non clemente non me lo consentiva. Tutte queste belle prove, la giustificazione che forse proprio nel cluster delle imprese di la tale geometra non c'entrava, e però l'Agenzia delle Entrate come risolve il problema lanciato dalla Cassazione? Semplicemente dicendo: sì, mi hai fornito una serie di elementi che potrebbero non farti entrare nel cluster di appartenenza, non li ritengo validi. Allora vi renderete conto che una giustificazione del genere non serve a superare quello che è l'effettivo valutazione della situazione concreta, perché poi dire semplicemente non li ritengo validi senza spiegare il perché non sono ritenuti validi, perché magari facendo una indagine meteorologica si scopre che la cedone si usa proprio a tempo in quell'anno, ma questo non c'era scritto nell'accertamento, oppure che altre imprese similari con una giovane diciamo imprenditrice a capo hanno comunque avuto un risultato eccellente. Ecco, mancava la confutazione dell'analisi del caso concreto, per cui praticamente una motivazione di questo tipo finisce per essere una non motivazione, una motivazione meramente apparente, e quindi non serve a fondare la presunzione qualificata come appunto come una norma, come grave precisa il comportamento. A questo punto la stessa Agenzia delle Entrate, nella una circolare del 2010, ha fatto un po' di ammenda e quindi ha invitato gli uffici periferici a verificare lo stato dei contenziosi e a verificare in effetti se si fosse fatto effettivamente ossequio di quelli che sono gli insegnamenti della Corte di Cassazione in relazione quindi all'onere della prova e soprattutto in relazione alla qualificazione della presunzione all'interno dell'accertamento tributario, quindi non semplicemente l'applicazione dello studio di settore, ma lo studio di settore più qualche altra cosa, cioè qual è questa qualche altra cosa? La verifica effettiva della situazione dell'impresa, della situazione del libero professionista. Se così non è, sono state le stesse agenzie delle entrate a chiedere agli uffici periferici di abbandonare il contenzioso, tenendo però presente due situazioni: che se il contribuente non si presenta al contraddittorio anticipato richiesto dalla norma, allora in questo caso è legittimata l'agenzia delle entrate effettivamente a utilizzare lo strumento standardizzato, e in questo caso è stato fatto piena prova, e tenendo conto anche di un altro fatto, che l'eccezione del mancato utilizzo di una presunzione piena deve essere una eccezione che deve provenire dalla parte, cioè non è rilevabile. Uno strumento standardizzato quindi che è stato molto, ha avuto un duro colpo, che diciamo che è divenuto da uno strumento principe dell'accertamento, uno strumento diciamo abusato e quindi adesso visto con sfavore e adottato con molta più cautela. Però questo non significa che lo studio di settore è uno strumento che ormai non viene più utilizzato nel nostro ordinamento.
strumento, anzi è uno strumento al quale i nuovi decreti che si sono succeduti dal 2011 ad oggi, per lo stabilitare, per lo sviluppo e così via, hanno dato un nuovo vigore. In che senso hanno dato un nuovo vigore? Prevedendo delle sanzioni proprie o delle sanzioni improprie nel caso, diciamo, di non corretta compilazione dello studio di settore o omessa compilazione dello studio di settore, oppure nel caso in cui il contribuente dichiara di non appartenere alle categorie rientranti tra quelle che devono compilare lo studio di settore impropriamente. Mi spiego meglio, con il decreto stabilizzazione, quindi il decreto legge 98 del 2011, si è stabilito che per il contribuente che non presenta lo studio di settore è prevista una sanzione, e la sanzione esattamente si attesta a 2.065,82 euro. Il contribuente che non compila correttamente lo studio di settore invece subisce una sanzione che è pari a quella dell'infedele dichiarazione che viene aumentata, combinata per l'infedele dichiarazione che viene aumentata del 50%. Vi renderete conto di che sanzione grave viene combinata in caso di infedele compilazione dello studio di settore, visto anche la difficoltà nella compilazione dello studio di settore. Io per compilare lo studio di settore degli avvocati, ho messo una giornata intera, e confrontandomi con colleghi di studio l'abbiamo compilato anche in maniera diversa. Ci si chiede ad esempio di individuare quando è terminato l'incarico. Ma che cosa si intende per incarico terminato in data? Ma in data qua, come termina l'incarico? Termina nel caso per esempio di una causa tributaria con la discussione orale, finisce lì? Oppure quando viene emessa la sentenza? Oppure quando poi l'avvocato comunica al cliente l'esito, in quel momento che si esaurisce il mandato? E l'arco temporale può essere anche lungo, e quindi ci può essere anche un anno di differenza. Allora magari si dice che l'incarico non è terminato, questo incide ovviamente nell'applicazione dello studio di settore, perché si ritiene che non è terminato perché non è uscito la sentenza, non essendoci nessuna particolare indicazione all'interno dello studio sulla sua compilazione. Obiettivamente questo è affidato al prudente apprezzamento del compilatore, che può essere però diverso magari da quello di altro contribuente. Quindi mi chiedo, credo che su questo ancora non ne abbiamo viste in effetti di applicazioni pratiche, perché la norma parte per le dichiarazioni 2010 con vigore dal 6 luglio 2011, perché trattandosi di una sanzione ovviamente può essere applicata soltanto per il futuro e quindi sostanzialmente dalla sua entrata in vigore. Non abbiamo visto ancora applicazione di questa norma, ma sicuramente ci sarà di che discutere, almeno per quanto riguarda la infedele compilazione dello studio di settore. Ma c'è un altro aspetto piuttosto importante che io definirei una sanzione impropria, ma che incide sul tipo di accertamento. Cioè sostanzialmente, se lo studio di settore non viene depositato, oppure se lo studio di settore è infedele, allora in questi casi addirittura il contribuente può essere sottoposto ad accertamento in tutti i comuni. Che cosa significa? Che a questo punto l'amministrazione finanziaria può sottoporre il contribuente ad accertamento induttivo puro, cioè sostanzialmente viene equiparata la mancata compilazione dello studio di settore o la sua non corretta compilazione a gravi inesattezze, gravi incongruenze della contabilità. Quindi a questo punto l'amministrazione finanziaria è libera a qualsiasi tipo di accertamento su qualunque dato e notizia raccolta di produzione. E ancora, quando poi può fare questo? Lo può fare se il discostamento tra il dichiarato e quello che sarebbe venuto fuori dall'applicazione dello studio di settore è del 10% del reddito tra il dichiarato e l'accertato, quindi veramente un'inezia. Con una successiva modifica, che stavolta è del decreto semplificazioni, del decreto legge 16 del 2012,
si è inserita ancora un'ulteriore modifica per quanto riguarda la questione dell'applicazione dell'accertamento induttivo puro, stavolta stabilendo che il discostamento tra accertato e dichiarato deve riguardare il 15% dei ricavi o comunque una somma di 50.000 euro. Vi renderete conto in effetti di come è facile incappare in questo elemento sanzionatorio improprio, quindi come è facile per una cattiva compilazione dello studio di settore incappare nell'accertamento induttivo puro. Quindi, concludendo, in effetti ci troviamo di fronte a un accertamento castigato dalla Corte di Cassazione perché ritenuto un accertamento non particolarmente garantista, non sicuramente adeguabile, sicché si dice alle caratteristiche del contribuente, però proprio nel momento in cui si chiedono maggiori garanzie affinché il caso concreto venga effettivamente valutato per essere parametrato in quell'astratto individuato nello studio di settore, il legislatore reinterviene su questa materia per far sì che praticamente lo studio di settore ridiventi uno strumento principe, ponendo l'attenzione del contribuente alla sua compilazione e praticamente sanzionandolo o in questa compilazione non sia fedele, sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista del tipo di accertamento, perché avere un accertamento induttivo puro obiettivamente è il maggiore accertamento che un contribuente possa avere, perché si basa su qualunque tipo di presunzione, si basa anche su un sentito dire, si basa anche su notizie che possono essere raccolte anche dai clienti di un professionista. E pensiamo praticamente un accertamento che si può basare, un induttivo puro, anche su notizie raccolte dai clienti, in che senso? La Guardia di Finanza si può postare, oppure l'Agenzia delle Entrate con i suoi verificatori può fare dei questionari a dei vostri clienti e chiedere: avete pagato il giorno? Sì, l'ho pagato. E ovviamente un cliente ha interesse di dire che l'ho pagato, sì, hai pagato la quota, è certo che l'ho pagato, quando l'hai pagato non ricordo tanto però. E tanto quanto, è tanto tantissimo, vengono lì fuori i numeri, e quello può essere un elemento per fondare un induttivo puro, ove praticamente ci siano, che non ci, per presupposti che diversamente non ci sarebbero stati, ma se è stato compilato male lo studio di settore, si rientra da quelle categorie che praticamente possono essere sottoposte a un accertamento di questo tipo. Laddove anche magari la vostra contabilità è corretta, e quindi non ci sarebbe stato mai accesso a un tipo di accertamento di questo specie, il fatto che però ci sia una mancanza nello studio di settore, che noi spesso diciamo valutiamo come un elemento in più da dover compilare, abbiamo anche delle volte un fastidio nei confronti del commercialista che ci interroga: ma questo quando l'hai fatturato, a cosa si riferiva, all'anno precedente, eccetera, eccetera. Invece attenzione, perché può comportare gravissime ricadute non solo in termini sanzionatori, che pure ci sta da stare attenti, ma soprattutto sul tipo di accertamento, perché un accertamento induttivo puro è un accertamento diciamo gravoso per il contribuente. Un altro elemento che è da valutare è quello dell'antieconomicità della gestione, e della parola di antieconomicità negli accertamenti è abusata pari quello dell'utilizzo di settore, visto che adesso sostanzialmente è difficile far reggere un accertamento sullo studio di settore, visto che spesso le agenzie delle entrate hanno difficoltà a contrastare quelle che sono le motivazioni che un contribuente può rendere in sede di contraddittorio, viene fuori un escamotage, cioè quello di dire: vabbè, la tua condotta è antieconomica, quindi te lo applico lo studio di settore. Sostanzialmente spesso l'antieconomicità porta all'applicazione dello studio di settore, così come la valutazione dell'antieconomicità da sola può portare all'emanazione di un accertamento induttivo. Che cos'è l'antieconomicità? Si valuta in effetti che un imprenditore ha un interesse, che è quello della monetizzazione, quello di produrre ricavi, e allora se in un determinato momento storico l'imprenditore non produce più ricavi, ma espone magari costi, a questo punto la sua attività è definita antieconomica. Il costo non viene riconosciuto come inerente, vengono recuperati a tassazione maggiori ricavi.
Ma antieconomicità, signori cari, è una parola alla quale dare un significato non è tanto semplice, perché, tanto per cominciare, quando l'imprenditore o anche il professionista fa degli investimenti, ci mette del suo, ci mette l'attività di impresa, ci mette il rischio di impresa. Può l'agenzia delle entrate entrare in una valutazione che è dell'imprenditore? Può l'agenzia delle entrate anche superare quella che è la libertà nell'attività imprenditoriale prevista e garantita e sancita dalla Costituzione, dall'articolo 41 della Costituzione? Allora il rischio di impresa, la libertà di impresa, la scelta dell'imprenditore può essere valutata così semplicisticamente in un parametro ricavi, costi eccessivi, ricavi medio, ricavi bassi? Non credo che possa essere così. In effetti la giurisprudenza della Cassazione sulla questione dell'antieconomicità è piuttosto univoca nel riconoscerlo come criterio per accedere all'accertamento induttivo analitico, e così come praticamente ritiene che sia un criterio che possa essere quell'elemento in più da aggiungere allo studio di settore affinché praticamente si inverta l'onere della prova a carico del contribuente, l'onere della prova contraria da fornire, per dire che l'attività non è antieconomica e che comunque non si rientra in quello studio di settore di appartenenza. La verità è che la Cassazione, ma anche e soprattutto la giurisprudenza di merito, tendono a fare, posto in linea di principio che l'accertamento basato sull'antieconomicità è un accertamento legittimo, tendono poi a fare una casistica e quindi a una verifica del caso concreto sulla effettiva antieconomicità del dato che viene rilevato dall'Agenzia delle Entrate. Mi spiego meglio. Se praticamente si tratta di un'impresa fallita, è ovvio che la Cassazione non può che concludere che se praticamente vende dei beni, il curatore fallimentare vende dei beni, non li può vendere a prezzo normale, a prezzo di mercato, e allora in questo caso l'antieconomicità sicuramente non c'è. Non c'è ancora antieconomicità se si vende tra imprese infragruppo e si vende a un prezzo di mercato o un po' al di sotto del prezzo di mercato, senza però in effetti effettuare particolari ricavi, perché in effetti in un regime di concorrenza è ovvio che lo sconto si pratica a tutti e si può a maggior ragione praticare all'interno delle società infragruppo. Però per esempio la Cassazione è negativa nel considerare delle vendite sotto costo che non siano giustificate da fattori esterni, per esempio il caso di vendite di calzature senza praticamente particolari ricavi, ma senza la dimostrazione anche che si facesse in un periodo di sottocosto, di vendite a stock o quant'altro, ha ritenuto che il troppo basso prezzo, il valore venale troppo del bene svalutato eccessivamente, costituiva sicuramente un sintomo di antieconomicità che poteva giustificare un accertamento induttivo. Però io mi trovo molto spesso a leggere accertamenti in cui si dice in effetti hai comprato tanti negozi di sport, hai comprato 100 paia di scarpe di un certo tipo, non ne hai venduto neanche uno, questo è sintomo di antieconomicità. Io non credo che questo sia sintomo di antieconomicità, questa è la sfortuna dell'imprenditore che ha investito su un bene che purtroppo in quell'anno non ha tirato. Oppure hai comprato due tipi di palloni, il pallone X l'hai venduto, l'altro pallone, il pallone di cuoio non l'hai venduto perché l'hai comprato, e l'ho comprato perché io devo stare comunque sul mercato e devo avere la possibilità di fornire un vario tipo di prodotto. Se poi riesco a vendere quello più economico, e questo è sintomatico di una crisi che nel momento vive, che sostanzialmente di cui l'amministrazione finanziaria deve necessariamente tener conto. Quindi il criterio dell'antieconomicità, che torno a dire è un criterio favorito dalla Corte di Cassazione e dalla giurisprudenza di merito, con qualche cautela in più forse rispetto alla Cassazione, che la giurisprudenza di merito tende sempre un po' di più a guardare al caso concreto, è un criterio che secondo me prima o poi sarà destinato ad essere bocciato altrettanto, perché in un momento di crisi di impresa, salvo i casi eclatanti, ecco, di costi fantasiosi inseriti effettivamente lì per ridurre i ricavi,
fiscali, e in una situazione del genere gli investimenti vanno comunque fatti perché sennò non si regge il mercato, e nel contempo però le ricadute economiche, perché non si riescono a vendere, non possono essere imputate al contribuente, appunto tale da appunto vederlo vittima a questo punto di un accertamento induttivo nel quale poi praticamente dovrà difendersi. E con questo concludo, non so se ci sono altre. L'avvocato Grimondi del Forno Santanti, mi piace il Forno Santanti, giudice tributario.